partita, analizziamola subito, perché nel primo tempo, soprattutto con Bariti, avete preso le spalle a Crialese, poi c'è stata quella bella giocata di Guiu Villanova, Brosco dall'altro lato, nel secondo tempo una sola opportunità, il Pescara vi ha punito, la leggiamo così? Sì, è stata una partita equilibrata, una partita giocata a viso aperto da due squadre secondo me forti e ci sono state poche occasioni. Il Pescara è stato bravo a sfruttare una disattenzione nostra su una palla inattiva e noi invece non abbiamo fatto gol in situazioni obiettivamente abbastanza facili per fare gol. Si riferisce a quella di Bariti nel primo E anche tempo? quella di Guio che voglio dire era. Conoscendolo era in una posizione dove avrebbe potuto veramente fare gol, con Bariti tra l'altro libero a centro area, però accettiamo il risultato, ritengo che il pareggio poteva essere il risultato più giusto, però sono abituato ad accettare il risultato del campo anche perché non ho alternative e quindi sono anche abituato a metabolizzare la sconfitta e lavorare con la mia squadra per riprenderci, per preparare la partita di domenica. Con lei chiedo un paio di osservazioni. La prima, perché nel prepartita con lei e con il direttore si sottolineava l'importanza di un giocatore come Valzania in questa categoria. Vi ha punito proprio lui. Sì, però su una disattenzione grave nostra, quindi tra l'altro lui non era neanche tra i saltatori nei corner del primo tempo, non andava a saltare, quindi però è un giocatore che è esperto, sa dove andare, ha trovato il posto giusto nel momento giusto, quindi bravo lui. E faccio un'altra considerazione e poi do la linea allo studio. Dopo il gol del Pescara avete palleggiato anche abbastanza bene perché riuscivate a trovare gli uomini nei tre quarti campo del Pescara, anche con spazio e con vantaggio. Cosa è mancato da lì in poi? È mancata un po' di lucidità, abbiamo avuto subito l'occasione con Castelli appena entrato e forse perché appena entrato non si è fatto trovare pronto in un'azione molto bella da fuori a dentro con una sfilata centrale e si è trovato a tu per tu, ha rallentato, ha sbagliato il controllo e non è riuscito a calciare. L'unica, ecco, una pecca è che questi ragazzi devono capire che poi può succedere che qualche partita non la giochi e devi farti trovare pronto quando vieni chiamato in causa. Però siamo mancati in lucidità e ci siamo trovati in una situazione che fino adesso, o meglio, era capitata, però con squadre sicuramente meno forti rispetto al Pescara, che si è dimostrata una squadra molto forte. Le do l'auricolare perché c'è lo studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi che possono parlare ora con Gallo. Sì, salutiamo Gallo, Fabio. No, beh, io il mister, al di là poi che ha analizzato la partita come anche io penso sia andata, quindi il risultato più giusto anche secondo me era il pareggio, volevo chiedere se è d'accordo sul fatto che magari il Pescara sia stato più incisivo nei cambi e forse chi è entrato da parte del Pescara abbia comunque inciso un po' di più per far sì che poi vincesse la partita. Sì, se penso a come è entrato Davide Castelli, che è sicuramente un giocatore titolare per noi, ha avuto pronti via subito l'occasione, quindi vuol dire che non era con la testa già dentro la partita mentre faceva il riscaldamento. Questa è una pecca che, non, che questi ragazzi che sono di prospettiva non devono permettersi. E quindi i cambi del Pescara hanno inciso di più perché non ci ha dato la possibilità di esprimerci come avremmo voluto. La salutiamo Gallo con una considerazione che faccio io rapidissima, perché lo scorso anno il campionato l'ha vinto il Cesena, che non era una squadra spettacolare dal punto di vista della qualità del gioco, ma molto solida, e poi chiaramente lì davanti aveva Spendi che ogni pallone che toccava faceva gol. Questo Pescara che caratteristiche ha secondo lei? È da vittoria del campionato? Ma è una squadra che sicuramente arriverà in fondo. Una cosa che ho notato, molto più fisica rispetto all'anno scorso. Sicuramente una squadra molto più fisica e Lega Pro, questo paga.